Ecco quindi che viene fuori l'elemento centrale della questione. Il PD contesta, e questo lo si poteva intuire dalle parole in parte, dalle parole del capogruppo consiliare del PDL, contesta non il fatto che sia la Sogip a recuperare questi crediti, ma il modo in cui lo fa. Cicala specifica che il recupero dei crediti parte dal 1988 e che questo mandato, cioè questa data, non era stato conferito dal Consiglio. Dice poi che i ruoli trasmessi dall'amministrazione alla Sogip non sono stati ripuliti, cioè non si sono prese in considerazione le bollette già pagate. I pagamenti già effettuati né le eventuali prescrizioni. Insomma, il PD dice: avete inviato richieste a tappeto. Ora, come appreso dalle notizie venute fuori ad agosto, questo aspetto non sembrava evidente né leggendo la nota del PDL né il comunicato della Sogip. Il PDL però ha dimostrato di avere la risposta legata alle prescrizioni. A questo punto, però, sentiamo la Sogip. Noi abbiamo incontrato il direttore generale Salvatore Messina. Per quando mi è dato di sapere, per le informazioni con gli uffici legali che ho assunto, l'ente locale, anche se una bolletta è ampiamente prescritta, ha l'obbligo, non il dovere, ha l'obbligo di richiederlo al cittadino, al contribuente. Il cittadino ha il diritto di eccepire la prescrizione, però l'ente locale ha l'obbligo di chiederlo. Deve chiedere i soldi perché il cittadino, anche se è prescritto, potrebbe scegliere anche di pagare. E comunque l'ente locale, ma anche una società privata, ha l'obbligo di fare il possibile per recuperare il credito. Gli uffici legali mi hanno sempre, asseriscono sempre che, e così io credo che sia, che l'ente ha l'obbligo di chiedere il pagamento. Dopodiché il cittadino ha il diritto di eccepire la prescrizione. E qui si chiude il discorso della prescrizione. Per quanto riguarda le bollette pagate, io non lo so perché è accaduto, ma succede anche oggi con la Sogip. Certe volte con gli uffici postali ci sono dei disguidi. Io credo che allora sia accaduto qualche disguido. Allora si faceva una registrazione manuale, la posta mandava i bollettini e il comune uno alla volta se li caricava. Ora non so di chi sia stata la colpa, dove è accaduto il disguido, ma sicuramente si sarà perso qualche plico di queste bollettine che saranno dal 2002, non ricordo quale anno, perché non è che sono state mandate a tutte, anche quelle che avevano pagato, sono state determinate ruoli che non vengono registrate. Quindi diciamo l'errore è a monte. L'errore è a monte. Voi vi discolpate dicendo noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo Ma fare senza guarda, è sbrigarci. successo, ma non lo potevamo trovare noi, perché la posta all'epoca non ha mandato, o forse sono sbariti, questi bollettini. Dopodiché poi non era possibile più fare niente, non è che la posta, se fa una ricerca del 2002, fornisce i tabulati. Dunque Messina specifica che, per quanto sta alle sue informazioni, l'ente locale, anche se una bolletta è prescritta, ha l'obbligo di dare comunicazione al cittadino, cosa che peraltro aveva sottolineato anche il capogruppo PDL. Per quanto riguarda invece le bollette perse, dice che l'errore sta a monte, da addebitare a vecchie comunicazioni errate oppure a plichi persi. In pratica, appurato che sulla questione delle bollette già pagate bisogna avere pazienza, per quanto riguarda le prescrizioni, pare che ci sia in atto una sorta di studio legale e bisogna aspettare che la matassa venga sbrogliata perché deve essere sbrogliata. Adesso cerchiamo di voltare pagina, ma facciamolo soltanto parzialmente perché questa polemica, come abbiamo visto durante l'estate, si è mescolata con un'altra polemica che appare assai più complessa. Negli stessi articoli che parlano della Sogip, infatti, si poteva leggere anche che era in atto una petizione del Comitato per il Bene Comune che sollecita la dismissione della Sogip essendo l'acqua una risorsa pubblica. Ora, in qualche modo questa polemica non appare tanto distante da quella innescata fra PD, PDL e Sogip. Sentiamo infatti un pezzo della telefonata con Giuseppe Cicala. Ma secondo voi questo è frutto di negligenza? Questo disguido? Assolutamente sì, un atto di negligenza è la cosa più grave che è premeditata, nel senso che l'avere pensato che si potesse attuare questa attività di recupero in questa maniera, con queste modalità, sol per fare cassa, sol per recuperare soldi, è stato un atto a nostro avviso di assoluta malafede politica, di cui il sindaco porta la responsabilità politica piena, perché sappiamo e sapete, sappiamo tutti che le nomine del CDA sono del sindaco e che il sindaco è rappresentante unico dell'assemblea dei soci, rappresenta l'assemblea dei
soci, che poi è l'organismo che assume decisioni così importanti. Quindi è chiaro che la responsabilità politica è dell'amministrazione e di questo sindaco. Cicala parla di responsabilità politica, ricordando che la decisione è relativa al sindaco. Ora, il sindaco, vuoi o non vuoi, è espressione di una parte politica e di una parte di cittadinanza. E l'altra polemica si innesta proprio su questo aspetto. Leggendo infatti un articolo di giornale, si evince che il coordinamento ACES per il bene comune, attraverso il suo portavoce Enzo Dato, si scaglia sull'organizzazione gestionale della SOGIP, affermando: il nostro discorso è rivolto sempre a chi ha deciso di fare della SOGIP una società a responsabilità limitata e di dotarla di un consiglio di amministrazione che agisce in totale autonomia nel senso strettamente privatistico. Non intendiamo accollarci questi costi e ribadiamo il concetto di acqua pubblica. Dunque si polemizza col fatto che, carte alla mano, la gestione dell'acqua da Cireale non appare totalmente pubblica, come invece dovrebbe essere, e scelte come questa hanno una natura che in qualche modo ha un limite politico. Noi abbiamo incontrato il portavoce del coordinamento ACESE per il bene comune, Enzo Dato, che ha chiarito questo aspetto. Il coordinamento per il bene comune nasce dal coordinamento per i quattro sì, che ci hanno portato a vincere ad Acireale con il 51%, i quesiti, tutti e quattro i quesiti che si proponevano al referendum. Principalmente noi ci siamo interessati dell'acqua, che l'acqua restasse pubblica anche ad Acireale. Ad Acireale l'acqua, a detta del sindaco, è pubblica, ma così non è, perché viene gestita da una società, la SOGIP SRL, che opera in regime privatistico, non dà conto a nessuno di tutto quello che fa e gestisce tutto quello che gli arriva come vuole a casa sua. Il fatto grave è anche che in questa SOGIP c'è un consiglio di amministrazione che potrebbe non esserci, in quanto le SRL non sono obbligate ad avere il consiglio di amministrazione, potrebbero avere l'amministratore unico, come altre società sempre fatte dal comune hanno l'amministratore unico. Per esempio quella del Macello, mentre le due SOGIP, una che gestisce il gas e l'altra che gestisce l'acqua, hanno il consiglio di amministrazione. Tutto questo costa ai cittadini acesi parecchio denaro, perché nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro, io credo che sia parecchio denaro, anche se qualcuno cerca di minimizzare questi costi. Parecchio denaro che costa alle tasche di tutti noi, e però consente al sindaco di gestire politica e politici. Questo è importante perché tutti i politici che non sono stati eletti si ritrovano in questi consigli di amministrazione, perché andando a vedere, a scrutare un po' tutto quello che viene fuori, si vedrà sicuramente tutti i nomi di tanti politici non eletti che man mano sono passati attraverso queste società. Quindi, cercando di approfondire, l'accusa non è tanto rivolta agli sprechi di denaro, o perlomeno non soltanto a questo, in fondo i tagli potrebbero essere effettuati in tanti settori, è più la gestione della politica e dei politici che desta preoccupazione.